Centro storico allo sbando e allo sballo, a chiedere soluzioni per il cuore della città, ridotto ormai a una polveriera sociale, è il comitato che ne rappresenta la costellazione di voci con una lettera indirizzata al prefetto Maria Luisa d'Alessandro. Un grido d'aiuto su carta che fa seguito a quello avvenuto di persona il 7 luglio scorso dopo la retata dei carabinieri contro il traffico di stupefacenti. Dopo 2 mesi e diversi anni, i problemi sono sempre gli stessi. Lo spaccio soprattutto, uno dei problemi grandi, è soprattutto anche il disturbo della quiete pubblica che spesso si verifica durante le ore notturne. È un grandissimo problema quello l'igienico-sanitario, che abbiamo delle discariche a cielo aperto e soprattutto dei veri e propri vespasiani sempre a cielo aperto. Due le misure urgenti chieste al prefetto: istituire un'area di crisi e reintrodurre il poliziotto di quartiere, più un appello perché il centro storico non completi la trasformazione in ghetto per i residenti e parco giochi per il resto della città. Servono progetti di riqualificazione e uno vede protagonista l'ex gazzometro, andando oltre i parcheggi messi in cantiere. Un piano dove si possa realizzare una zona ludica sportiva per i nostri ragazzi, per i nostri anziani e per le nostre famiglie, con dei campi di calcio, dei campi di basket. Questo serve perché soprattutto noi pensiamo a un futuro di centro storico residenziale. Idee però irrealizzabili senza l'intervento della politica sassarese, che da un anno si nega anche a un semplice incontro. La preghiera rivolta al sindaco è una sola. Di lavorare tutti insieme, di lavorare con tutto il consiglio comunale, di lavorare con la giunta per il bene del centro storico. Non chiediamo altro. Intanto i residenti creano in autonomia, come in questo caso a Via La Maddalena, le proprie isole felici contro il degrado.